Solitamente la mattina ci svegliamo, arriviamo in redazione qui a Salento Web TV e controlliamo la mail, vediamo quali sono i servizi che possiamo proporre. Questa mattina mi sono svegliata un po' strana, un po' storta. E mi sono chiesta quanta gente conosce la Web TV. Allora, stanno nascendo tante piccole altre realtà. Salento Web invece è una realtà che si sta consolidando, che è qui ormai da più di 3 anni. Vogliamo spiegare quali sono i punti di forza? Se dovessimo fare un'analisi SWOT, se parlassimo di marketing, raccontiamo cos'è una Web TV e poi raccontiamo noi. Non lo facciamo mai. Non lo facciamo mai, è vero. Allora, Salento Web TV, beh, tu non c'eri ancora, non esistevi, diciamo, eri ancora un embrione, ma è nata con La Notte della Taranta del 2007. È stata la nostra piazza, anche virtuale. Noi in qualche modo abbiamo fatto questa uscita pubblica ed è stato molto bello perché allora, l'ho scritto anche ultimamente in un articolo che abbiamo fatto per quest'anno, per la Notte della Taranta. Allora eravamo, possiamo dire, dei pivelli del web. Naturalmente poi il web è cambiato, sono usciti i social network, ci siamo aggiornati, siamo andati su Milano a fare anche dei corsi di aggiornamento per capire come muoverci, perché Salento Web TV voleva diventare un'azienda. Sono passati 3 anni e quindi era naturale il percorso, no, di aggiornamento che bisognava fare. Come dici tu, Salento Web TV è un po' particolare perché oltre ad essere una TV generalista, cioè una TV che comunque analizza l'aspetto, diciamo, legato più alla cronaca cittadina e cronaca provinciale e la politica soprattutto, che è un aspetto che noi curiamo da sempre, sin dall'inizio, tant'è che uno dei primi servizi che abbiamo realizzato per Salento Web TV è stato il primo consiglio comunale di Pierrone. Quindi siamo partiti con questa cosa e poi abbiamo fatto l'evento pubblico che è stata la Notte della Taranta, sempre nel 2007. Oltre a questo, Salento Web TV, il suo punto di forza, che forse è una cosa che è particolare, non viene spesso compresa da chi guarda la Web TV perché è un aspetto anche nuovo che ci siamo un po' inventato, è quello di unire il giornalismo alla comunicazione multimediale fatta su internet, ossia se un ente si vuole affidare a Salento Web TV per promuovere il proprio evento, la propria attività, lo può fare attraverso un servizio che è Salento Web TV. Io mando Alessandra e tutto diciamo, il team di Salento Web TV a raccontare quell'evento, quindi diventa una sorta di giornalismo mobile in qualche modo, no? Si sposta il nostro camioncino di Salento Web TV, diventa parte integrante di quel brand, come è stato per la Notte della Taranta, che abbiamo raccontato l'evento creando ad hoc un TG della Notte della Taranta, e quindi diventiamo parte integrante del team che ci affida un lavoro e con loro realizziamo degli speciali o comunque dei prodotti editoriali. Questa è la cosa veramente innovativa. In Italia questo, diciamo, non c'è, perché abbiamo unito due cose e ci siamo inventati un format. A noi piace seguire tutti gli eventi, siamo pronti. Prima tu hai detto mandi Alessandra, mandi Emanuele, sennò si offende Sì, perché lui è sempre l'occhio dietro. Emanuele, che cosa fa? Che cosa ha fatto con Luisa Ruggio tutta questa estate? Ha realizzato dei documentari, perché un'altra attività che stiamo realizzando è quella di mini documentari per essere prodotti e inviati in rete, una nuova forma di mini documentario che racconta il territorio. L'abbiamo fatto per Copertino, poi Bernardo, poi suggerisci Campi. Siamo andati lui. Sono delle videocartoline che avete, come dire, confezionato ad hoc per un luogo. Ecco, questo dimostra che la signora architetto non guarda i documentari. Comunque, diciamo che Salento Web sta facendo un'attività tanto ricca, soprattutto in quest'ultimo periodo. Sono nati anche dei format. Io ricordo, insomma, appena sono entrata, un aneddoto particolarmente simpatico è stato il caffè in ghiaccio con Gabellone. Sì. Allora c'è Ilaria Lia, che è la tua collega, la nostra redattrice scusami, la nostra redattrice arte e cultura, che quest'estate si è sbizzarrita un po' con dei format, sempre con un formato per il web, quindi comunque al di sotto dei 10 minuti. Non è assolutamente facile realizzare dei format che siano brevi, concisi e anche magari
comunque intensi nello stesso tempo, no? E ha realizzato questo format che si chiama Caffè in Ghiaccio Con, che adesso con l'inverno verrà naturalmente, non so, lo chiameremo un tè con, suggeriva Ian, non so, Nussaccio stavo dicendo, in cui intervistava personaggi salentini, personaggi o dell'amministrazione, quindi provincia, comune. Abbiamo intervistato Stefania Mandurino di APT, ma anche abbiamo intervistato Frato Ianni. Quello me lo ricordo. Assessore alle politiche giovanili della Regione Puglia, è venuto, è stato ospite di Salento Web TV. E Ilaria ha realizzato anche Art Off, che è una rubrica dedicata all'arte, Cristian Manno, è un happening visivo, perché abbiamo anche ospitato degli artisti qui fuori nel giardino di Salento Web TV e gli abbiamo fatto montare un'installazione. E poi tu puoi adesso confermare il fatto che stiamo facendo partire una rubrica di cinema. Vero? Come la sì. Sarà una bellissima rubrica, adesso è ancora in fase embrionale, ma la stiamo realizzando. Siamo partiti con la sigla, racconteremo un po' dei film strani, quelli che piacciono a me, ovviamente, che non piacciono assolutamente ad Emanuele, però va bene, arriveremo anche alla Solitudine dei numeri primi, piuttosto che La pecora nera di Ascanio Celestini. Adesso stiamo valutando un po' tutte le cose, però sarà simpatica e sarà diversa dal solito, sicuramente. Poi Ian adesso condurrà una trasmissione sportiva, girerà insieme a Giuseppe attorno allo stadio con una vespetta verde, dal color verde mela, e intervisterà, perché siamo bloccati da Sky e soprattutto da Sky, ma anche naturalmente dall'Aventura, dal programma del calcio dell'Aventura. Dobbiamo inventarci qualcosa che non sia come tutte le televisioni locali che hanno avuto questa limitazione, non si svolga dentro lo stadio ma fuori dalle mura. Faremo insomma un po' di show. Adesso vediamo come organizzarlo, ci stiamo lavorando. Francesca, in tempo di web 3.0, sì. La web TV, quanto è importante, come dire, il network, la rete, quanto è diventata importante per ampliare ancora di più il target di utenza dei fruitori? Guarda, io quando sono andata a Milano tanti anni fa, c'erano delle persone che venivano, che lavoravano tra l'Italia e l'America, lavoravano per Google, e conobbi ragazzi veramente in gamba, anche molto giovani, che lavoravano sul web. Questa è una professione difficile e molto sottovalutata in Italia, però credo che possa essere, almeno come è stato per me, la vera svolta per le nuove professioni, perché si dice sempre non c'è lavoro, non so che cosa fare. Però il web ti dà l'opportunità di essere creativo e nello stesso tempo di essere al passo incredibilmente con il presente, e poi di anche poter abbracciare il futuro, tutto quello che sta cambiando, l'innovazione, per cui dà un'adrenalina pazzesca, no? E la web TV si incastona perfettamente, si dice incastona? Si incastra perfettamente e nel discorso, come dici tu, web 3.0, perché il video, che è la forza di Salento Web TV, non può viaggiare in modo isolato solo sulla web TV, deve essere viralizzato in rete. Per fare questo Salento Web TV ha un'attività intensissima di web marketing attraverso i social network. Penso che forse abbiamo raggiunto un livello professionale altissimo di uso sia di Facebook che di Twitter. Abbiamo una persona che si occupa proprio di questo, che è Giovanni, che è proprio il social si occupa proprio di social marketing, il nostro blogger. Un esempio: sabato inaugura il negozio Magritte di Lecce e stiamo facendo un'attività simpatica anche per le attività commerciali di live tweeting dal posto dove c'è l'inaugurazione. Un po' di ironia e di tecnologia che non fa mai male, no? Emanuele ci consiglia di chiudere, perché abbiamo 10 minuti, non è un minuto e mezzo, sono 10 minuti, è già tanto. Puoi fare a tappe questo racconto di Salento Web TV, puoi farlo anche a tappe, mano a mano raccontiamo quello che facciamo, che non è male. Il prossimo sarà Emanuele. Va bene, sì, il prossimo è Emanuele. Va bene, noi abbiamo raccontato un po' Salento Web, anche se molto, molto, molto di più. Salutiamo Giuseppe e vi invitiamo a venirci a trovare. La Carmen, insomma, la Carmen, perché è la Carmen. Dovete venire a conoscerci, fate un salto.